quelli sono regolamenti omologati a livello nazionale. Allora io abitualmente non sono abituato a sapere che è anche possibile andare avanti senza che la controparte aderisca, e quindi penso, magari essendomi anche confrontato con il mio avvocato, che basta dire che non vado e la cosa muore lì, e poi me la devo giocare davanti al giudice sperando che il giudice non mi sanzioni, anche se so che il giudice potrebbe irrogarmi una sanzione A, così mi do la carrellata delle sanzioni, A pari al contributo unificato della causa, cioè se era più causa, avevo subito la causa, bene, quanto è il contributo unificato? 1000, sparo una cifra per dire, ok, adesso ti paghi 1000 di sanzione. Fino a qualche tempo fa i giudici erogavano le sanzioni con sentenza, quindi comunque spostavo il problema fra 3-4 anni. Adesso i giudici irrogano le sanzioni anche con ordinanza, quindi possono irrogare le sanzioni anche in prima udienza. Cosa vado a raccontare al condominio, al quale magari ho detto, ma sì, sai, ci hanno chiamato in mediazione, il solito rompiscatole che contesta tutto, cosa facciamo, gli diamo ancora retta? Io direi basta, ma no, basta, non vada. I condomini, al di là della responsabilità giuridica, si ricordano che cosa era stato detto in assemblea, e a volte non si ricordano e si ricordano quello che credono. Cosa significa? Che abbiamo dei rischi, prima le responsabilità professionali in capo all'amministratore che non informa adeguatamente l'assemblea dell'importanza della procedura di mediazione. Secondo, le responsabilità di natura professionale, non professionale, commerciale, cioè non lo so se giuridicamente ti posso attaccare, ma non mi hai gestito bene la problematica, per cui adesso mi trovo ad aver perso una causa, scusate, non perso, ad aver vissuto l'addebito delle spese legali e processuali del giudizio, che se fossimo andati in mediazione avrei potuto evitare questo tipo di addebito, ad aver subito la condanna pari al contributo unificato, e se in quell'avvio laterale l'organismo prevede anche che il mediatore possa formulare la proposta. Io a un certo punto vedo che questi qua non solo hanno ignorato il fatto che io ho detto che non vengo in mediazione, no? E quindi sono andati avanti. Cosa strano? Ma che strano. In ICA si fa, altrove non si fa, pertanto che strano, non ero preparato a questa cosa. Questi sono talmente fuori di testa che addirittura senza avermi ascoltato fanno anche la proposta. Ma come potrà essere questa proposta terza se non mi hanno ascoltato? Attenzione che la proposta inaudita altera parte non è priva di terzietà, cioè non è priva dell'essere terzi, se io ti ho invitato a partecipare e tu non hai voluto farti ascoltare. Anzi, io ti ho invitato a mandare memoria, ti ho invitato anche ad avvenire tardivamente, non ti ho detto dentro o fuori oggi perché sennò domani la chiudo negativa, sono andato avanti, l'istante ha finanziato questa procedura, per arrivare a un certo punto a dire adesso però mediatore, gli abbiamo dato la possibilità, abbiamo chiamato anche il geometra d'Ulisse perché sotto il profilo tecnico ha fatto anche una perizia e abbiamo anche il sapere tecnico, hanno ignorato anche questo sforzo perché si trincerano dietro il dire non ho il quorum, è luglio, non posso convocare l'assemblea, chiedo un rinvio a Natale, no? Tutte queste cose qua che vengono utilizzate come scamotage per far fallire le mediazioni. Ed ecco che mi piomba sulle spalle la proposta del mediatore. Quando mi piomba sulle spalle? Il 20 luglio. E ho 7 giorni per poter dare la risposta. No, ho 7 giorni. Salvo il diritto, ho 7 giorni comunque. Salvo il diritto del condominio di chiedere un rinvio rispetto ai 7 giorni per consentire la convocazione dell'assemblea. Ecco, ora mi metto nei panni di quell'amministratore che fino a quel momento è rimasto fuori dalla procedura di mediazione. Adesso con la proposta strutturata, perché dico il terrore della proposta? Perché se la parte che ha partecipato alla procedura accetta la proposta e il condominio non dovesse accettare la proposta, non dovesse accettarla sempre perché non ha il quorum o sempre perché non viene convocata l'assemblea o perché vota contro, il giudice dovrà o potrà, al verificarsi due differenti condizioni, condannare, udito udite perché è proprio così, non mi sto sbagliando, condannare il condominio, nell'esempio che abbiamo fatto, che non avendo aderito alla procedura di mediazione e non avendo neanche aderito ad accettare o non accettare la proposta, non ha accettato la proposta, ha vinto la causa, quindi a un certo punto dice, visto che avevo ragione di non andare in mediazione, perché cosa ha fatto quel condomino? Il solito rompiscatole, tanto è vero che ha perso la causa, pagherà tutte le spese legali e processuali
e tecniche dell'intero giudizio, avendo vinto la causa, se la proposta del mediatore è in linea con la sentenza del giudice. Cosa gli va a raccontare quell'amministratore a quei condomini che ha tenuto bene o male lontano dalla procedura di mediazione? Cosa succede? Tempo di fare due assemblee, l'amministratore perde il condominio e l'avvocato che ha consigliato l'amministratore in quel contesto va via immediatamente dopo battagliando per il recupero della sua parcella. Allora, quando appunto c'è il condominio in questa situazione che non partecipa, l'amministratore non fa l'assemblea, il mediatore indica nel verbale all'amministratore che proprio per rendere edotti i condomini di quello che sta succedendo, invita l'amministratore ad allegare la convocazione, il verbale dell'incontro di programmazione, il verbale di primo incontro, quindi su avvio unilaterale quando viene chiamato al secondo incontro, alla convocazione dell'assemblea, così che i condomini leggano esattamente quello che l'istante ha dichiarato, che i mediatori hanno verbalizzato, le conseguenze per la mancata partecipazione, la possibilità che venga fatta la proposta anche in contumacia di una parte, la CPU anche in contumacia di una parte, quindi i condomini a quel punto sono, leggendo il verbale, sono informati compiutamente. Altro escamotage che può essere utilizzato è quello di estendere al primo incontro su avvio unilaterale il procedimento all'amministratore a titolo personale, perché se appunto non ha ben adempiuto al suo mandato, quindi è stato negligente perché non ha convocato l'assemblea quando magari appunto la materia esula dal potere ordinario, lui deliberatamente ha scelto di non convocare l'assemblea e non partecipare alla mediazione, ti chiamo amministratore, laddove dovessero derivare dei danni economici, tu sei tenuto quindi al prossimo incontro, indipendentemente da quello che dice l'assemblea, vieni in mediazione perché ti ho chiamato a titolo personale. Quindi comunque c'è anche questo ulteriore modo per incentivare, anche perché i condomini a quel punto dicono beh, l'amministratore dove andare. Devo dire a onor del vero che tanti amministratori fanno un po' orecchie da mercante, pensano, ma io l'ho chiamato perché sono amministratore. No, la chiamata è doppia, condominio in nome in persona dell'amministratore, più Mario Rossi in qualità di amministratore, ok, perché ti chiamo per responsabilità nei riguardi del mandato che hai appunto con il condominio, però sei chiamato personalmente, non per il condominio. E spesso fanno un po' tra virgolette i finti tonti, però quando vengono basta spiegargli bene la situazione e poi dopo si ridimensiona il tutto. Quindi anche in questa maniera al secondo incontro c'è più possibilità di avere comunque un contraddittore, anche perché anche laddove l'assemblea avesse detto no,